in eccellenza del nostro territorio, premiata tra le migliori osterie d'Italia nel 2023. È stato il Teatro Petrarca di Arezzo ad ospitare il premio Fedeltà al Lavoro e allo Sviluppo Economico 2024 organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena, e proprio ai suoi vertici abbiamo chiesto come sta l'economia aretina. Presidente, questa giornata serve sempre un po' ovviamente a ricordare, come avete appena fatto, coloro che da tanti anni sono su questo territorio, ma anche un po' a fare il punto sotto un profilo del nostro futuro, del guardare avanti. Come sta l'economia? Ma allora, i dati che abbiamo naturalmente sono ancora, diciamo, confortanti. Abbiamo dei segnali ovviamente che riguardano poi non solo noi ma tutto il paese, di rallentamento soprattutto in alcuni settori che in qualche modo si stanno già annunciando. Dobbiamo dire che i dati che abbiamo noi dipingono, diciamo, un territorio economico come quello aretino ancora comunque in salute. Vediamo il settore orafo che ha ancora delle grandissime performance, vediamo l'ultimo dato sulle esportazioni che addirittura cresce a doppia cifra, continua a crescere tantissimo peraltro, e quindi ovviamente in questo siamo molto confidenti. Certo è che alcuni settori, come ho ricordato anche prima, come la moda, hanno qualche problema ancora irrisolto, e dobbiamo dire che purtroppo dura anche da molti trimestri, quindi ci preoccupa, ma abbiamo anche tutto un panorama, un tessuto economico che evidentemente spazia dai servizi all'agricoltura, non solo appunto dalla manifattura, all'artigianato, anche quindi un'economia domestica che ancora comunque è radicato e fortemente impegnato, diciamo, a resistere e a dare ancora dei numeri positivi. Sono oltre 35.000 le imprese del nostro territorio, con una occupazione tra l'altro in crescita, sono circa 116.000 gli addetti e sono cresciuti di oltre 1.300 unità nell'ultimo anno, quindi comunque questi dati ci devono far riflettere appunto anche in senso positivo, quindi non solo in una previsione anche futura, anche nel vicino futuro, che forse qualche momento di incertezza ce lo potrà avere. Ecco, ce l'eravamo già un po' detti, appunto il settore della moda, ci confermate a questo punto, immagino anche con qualche numero, sta soffrendo, cioè è quello che comunque soffre di più in questo momento? Sì, ci sono varie concause legate soprattutto alla ripresa improvvisa, insomma, dopo il Covid, della produzione, che poi ha incrociato un'inflazione significativa e quindi ha un po' raffreddato i consumi, quindi c'è un po' di difficoltà. Il costo della materia prima, la logistica, la difficoltà del contesto geopolitico, insomma, non aiutano questo quadro per la ripartenza del settore della moda. Però confidiamo che nel 2025 ci sarà sicuramente una ripresa, anche legata sicuramente all'andamento del settore orafo. Al momento le previsioni sono difficili, insomma, da fare, però crediamo che comunque il Made in Italy non abbia difficoltà, insomma, a riaffermarsi nel momento in cui il quadro anche internazionale sia un pochino più stabile dopo magari le elezioni americane.